Ridurre il colesterolo cattivo diminuisce del 20-25% la possibilità di essere colpito da ictus. In occasione del mese della prevenzione dell'ictus cerebrale, Alice Italia, l'associazione per la lotta all'ictus cerebrale, punta il dito contro uno dei fattori di rischio principali. Ecco, ne parliamo con Massimo Del Sette, direttore Neurologia Ospedali Galliera di Genova e presidente Alice Liguria. Benvenuto, presidente. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a lei per essere qui con noi. Spieghiamo subito, ecco, la differenza tra colesterolo buono e colesterolo cattivo, ecco, il cosiddetto, tra virgolette, colesterolo buono e il colesterolo cattivo. Sì, questa è una differenza che oramai è entrata nel linguaggio comune, come giustamente dice lei, buono e cattivo, che sono due categorie che ci aiutano a classificare la realtà molto spesso. E il colesterolo in realtà va appunto sottolineato che è una sostanza utile per il nostro organismo, quindi è principale costituente delle, no delle membrane delle nostre cellule, serve per la sintesi degli ormoni, in particolare degli ormoni sessuali. E però quando è eccessivo nella quantità, ma soprattutto quando la quota che definiamo colesterolo cattivo, la sigla è colesterolo LDL, quando questa quota è troppo elevata, possono essere dei danni alle arterie del nostro corpo che possono dare danni al cuore o al cervello. Esiste ovviamente una quota di colesterolo che invece abbiamo detto di chiamare buono, che è quello che è chiamato HDL, che è il colesterolo che ha un effetto contrario, anziché deporsi, depositarsi sulle pareti arteriose, ha un andamento inverso e dalla circolazione viene veicolato verso il fegato e eliminato dalla circolazione. Quindi con un effetto positivo e pertanto appunto definiamo buono. Ecco, dottore Del Sette, cosa provoca un eccesso di colesterolo cattivo? Ecco, come accennavamo, il colesterolo quando circola nelle nostre arterie in quantità eccessive, il colesterolo LDL, si deposita sulla parete delle arterie e quindi va a formare quelle che si chiamano placche, cioè ispessimenti all'interno del vaso che sono strutturalmente costituiti da grasso che si deposita al di sotto dell'arteria. Con il crescere della placca, il lume, quello che noi chiamiamo il lume, quindi lo spazio all'interno del vaso si riduce, non solo, ma le placche sono strutture soggette a frammentazione, quindi i pezzetti di questa placca possono andare in giro nel nostro torrente circolatorio o essere sede di aggregazione di piastrine. E quindi quelle costituenti del sangue che formano poi le strutture che si chiamano trombi, e essere causa di quella forma di ischemia che noi chiamiamo ischemia aterotrombotica. Atero perché la placca è la placca aterosclerotica, e trombotica perché le piastrine aggregate formano un trombo. Da lì l'evento che noi vogliamo prevenire, che è l'ictus ischemico, cioè quello che deriva dalla chiusura di un vaso arterioso. Ecco, appunto, l'eccesso di colesterolo cattivo, cosiddetto cattivo nel sangue, rappresenta uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare, ma non solo, appunto, ormai è uno dei fattori di rischio anche per l'ictus ischemico. Ecco, come mai c'è questa correlazione? Beh, diciamo che quando noi parliamo di ictus bisogna tenere presente che oggi l'ictus coincide quasi con il termine ictus ischemico. In realtà il 20% degli ictus è un ictus emorragico. Questo è il primo tema sul quale il colesterolo non interviene. Ma se ci riferiamo a quell'80% di ictus ischemico, non solo, diciamo, questo riconosce come cause varie cause, ad esempio un embolo che parte dal cuore. Ad esempio, malattie dei piccoli vasi che penetrano nel cervello. Solo una quota di questi ictus ischemici, cioè quello che abbiamo definito aterotrombotico, è dovuto all'eccesso di colesterolo. Quindi, per questa quota di ictus, l'ictus aterotrombotico, il colesterolo elevato è un motivo di rischio. Fattore di rischio importante, fattore di rischio che copre circa il 20%, il 25% di tutti gli ictus ischemici, fattore di rischio che si può controllare e ridurre. Oggi noi sappiamo che una riduzione del valore di colesterolo sotto i livelli di soglia che sono 90 mg per decilitro in alcuni soggetti ad altissimo rischio, anche
70 mg per decilitro di LDL, si può arrivare a prevenire fino all'80% degli eventi cerebrovascolari ischemici. Quindi c'è la possibilità, una volta identificati i soggetti a rischio di colesterolo elevato, pericoloso, chiamiamolo così per non chiamarlo cattivo ancora una volta, intervenire cercando di ridurre questi valori riduce di molto il rischio di andare incontro a un ictus ischemico. Ecco, c'è anche una correlazione tra ictus ischemico, aterosclerosi e colesterolo, giusto? Sì, è proprio questo il meccanismo attraverso il quale il colesterolo elevato riduce la dimensione dei vasi e facilita eventi ischemici trombotici a livello cerebrale, dando luogo quindi a ischemie cerebrali, quindi quello che viene chiamato normalmente ictus ischemico, ma anche a tante piccole ischemie che sommate tra di loro possono sviluppare quello che poi viene definita un declino delle funzioni cognitive di origine vascolare. Quindi controllare il colesterolo non solo previene l'infarto del cuore, non solo previene l'ictus, ma può anche prevenire il declino cognitivo, quello che nelle forme gravi si chiama demenza vascolare. Presidente, come facciamo a mantenere bassi i livelli di colesterolo cosiddetto cattivo nel sangue? Allora, intanto per capire questo occorre chiarire da dove nasce il colesterolo. Il colesterolo viene sintetizzato a livello del fegato, circola nel sangue, lo abbiamo detto, parte del colesterolo viene assorbito a livello intestinale tramite il grasso che noi assumiamo con la dieta. Quindi sono due le sorgenti di colesterolo, uno è il fegato che lo produce e l'altro è la dieta che ce lo fa arrivare nel nostro intestino. Quali sono le cause di aumento di colesterolo? Uno è l'essere geneticamente portati ad avere una produzione di colesterolo eccessiva, quindi aver avuto un familiare che ha avuto un'ipercolesterolemia ci colloca già dal versante di coloro che possono avere un colesterolo elevato per motivi genetici. Poi c'è la dieta, quindi assumere un'eccessiva quantità di grassi, soprattutto i grassi animali, gli insaccati e il burro. Sono quelli che portati a livello del nostro intestino lo fanno assorbire in modo diciamo eccessivo. Indubbiamente un'attività fisica motoria è quella che riduce invece i valori di colesterolo. Quindi, per contro, la scarsa attività fisica, la sedentarietà e l'aumento del peso, l'obesità, sono tutti fattori che aumentano il colesterolo. Quindi, riassumendo, fattori genetici, fattori alimentari, stile di vita, in particolare obesità e vita sedentaria, sono le tre cause di aumento del colesterolo cattivo nel nostro sangue. Ecco, come facciamo a sapere se il colesterolo ha raggiunto un livello, una soia di pericolo, in quali modi, ecco? Ma è il banale esame del sangue, di fatto, che deve essere un esame completo. Perché, come abbiamo già capito, il valore di colesterolo totale ha poco rilievo. Il colesterolo importante da diagnosticare è quello che si chiama LDL, che si deriva da una formuletta applicata una volta che si sa il colesterolo totale, il colesterolo cosiddetto buono, cioè l'HDL e i trigliceridi, c'è una formuletta per calcolare il valore di LDL. Questo valore in tutti i soggetti, in tutti noi, deve essere mantenuto al di sotto dei 100 mg per decilitro e poi, a seconda del livello di rischio più o meno elevato, ci si spinge a mantenere valori particolarmente bassi nei soggetti ad alto rischio. Oggi sappiamo, ad esempio, che nei soggetti che hanno già avuto un evento ischemico, già avuto un ictus o un infarto del miocardio, si tende a ridurre questi valori addirittura al di sotto dei 70, che è un valore piuttosto ambizioso. Però non bisogna dimenticare che deve essere comunque il medico, il professionista che sa quali sono i valori ottimali per quella singola persona. Parliamo di questo oggi come Alice, perché a mese di aprile è il mese della prevenzione, quindi stiamo parlando della prevenzione. Va ricordato che la prevenzione non può essere un qualcosa che viene fatto a tappeto su tutte le persone, ma ciascuno di noi. Il termine che viene usato dagli anglosassoni è un termine che tradotto in italiano è sartoriale, quindi quasi che la prevenzione sia un abito su misura che ciascuno di noi si deve fare disegnare dagli specialisti competenti, perché ciascuno di noi deve combattere
i propri fattori di rischio e il livello di guerra che deve apportare ai fattori di rischio deve essere veramente molto, molto individualizzata. Ecco, Presidente, considerando il fatto che proprio che ognuno di noi comunque debba avere una terapia personalizzata, in ogni caso, quale potrebbe essere una terapia per mantenere appunto il livello di colesterolo cattivo basso? Allora, c'è tutta una scaletta di provvedimenti che si cominciano dai provvedimenti dietetici, e questi possono veramente essere applicati da tutti noi. Abbiamo già detto, la dieta buona è la dieta mediterranea, quindi pochi grassi animali, pochi insaccati. E il pesce va bene, i cereali, verdure, frutta non zuccherata. Il secondo livello è intervenire con l'attività fisica, perché facendo di nuovo un'analogia elementare per i nostri ascoltatori, i muscoli delle nostre gambe, delle nostre braccia, consumano i grassi e il colesterolo come fosse una benzina per renderli attivi. Quindi più facciamo muovere i muscoli, più il colesterolo nei nostri vasi scende. Infine, nelle persone che con questi due provvedimenti non è sufficiente per ridurre il colesterolo, tra i provvedimenti dietetici, ovviamente anche l'abolizione dell'alcol, che è un altro elemento che aumenta il colesterolo. Quando parlo di alcol, parlo del vino a dosi eccessive o dei superalcolici. Poi ci sono i provvedimenti cosiddetti, diciamo, integratori o farmacologici. Ci sono degli integratori alimentari che possono agire sia a livello della produzione, da parte del fegato del colesterolo, ad esempio il riso rosso fermentato, oppure i fitosteroli che inibiscono l'assorbimento intestinale del colesterolo. Anche questi sono provvedimenti che devono essere sempre intrapresi dietro un consiglio di uno specialista che conosce chi e in che quantità e quando e come può assumere questi integratori. Non bisogna fare una cosa che noi cerchiamo di evitare, il cosiddetto fai da te delle terapie con gli integratori, che oggi va molto di moda. Anche gli integratori sono sostanze che agiscono in modo più o meno simile a quello dei farmaci. Infine, ci sono i farmaci che anch'essi agiscono ai due livelli, a livello della produzione da parte del fegato, ad esempio le statine, oppure a livello dell'assorbimento intestinale. Ci sono dei farmaci, uno si chiama enzetimibe, ma ce ne sono molti altri che stanno uscendo in commercio in questi anni, che agiscono sul versante produzione epatica o sul versante assorbimento intestinale. Infine, per pazienti particolarmente selezionati, particolarmente a rischio, esistono addirittura dei farmaci molto innovativi che sono gli anticorpi monoclonali. Oramai abbiamo imparato a conoscere questa parola anche grazie all'epidemia, grazie, si fa per dire, all'epidemia che stiamo soffrendo. Sappiamo cosa Certo. sono gli anticorpi monoclonali. Anche per il colesterolo, in casi estremamente particolari, estremamente selezionati, esistono questi nuovi farmaci innovativi che ci aiutano in questa battaglia per abbassare sempre di più i valori di colesterolo LDL. Perfetto, grazie. Ecco, noi la ringraziamo per essere stato qui oggi con noi, per averci dato questi consigli. La salutiamo appunto il dottor Massimo Del Sette, direttore neurologia negli ospedali Galliera di Genova e presidente Alice Liguria. Grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, buona giornata.